Questo è l'ultimo giorno con questa TV. A breve ne arriverà una che secondo me non so quanto riempirà, ma faremo un bel upgrade. Mi farà molto strano cambiare questa visuale. Anche perché questa TV l'avevamo anche a Ferrara, ci ha accompagnato dalle primissime volte, esperienze, e quindi non so, mi fa molto strano. I miei per Natale, sì, lo so, si sono mossi con molto molto anticipo, hanno deciso di farci questo regalo e quindi sto aspettando che arrivino a consegnare la nuova TV. A breve arriva anche mia sorella per aiutarmi e niente, sono emozionata. Può sembrare una cosa veramente sciocca, però sono emozionata. Ah, tra l'altro è arrivato anche un pacco da Shiseido, dopo lo apro assieme a mia sorella che sono curiosa. Aspettate perché tutte e due siamo prese bene con skincare e trucco. E tra l'altro non mi ricordo nemmeno bene che cosa c'è all'interno, quindi sarà un po' una sorpresa. Decorare parte della libreria e questa zona dello studio con alcune cose kawaii e ispirate ad anime e manga grazie a una collaborazione con Wish. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un sito e-commerce dove è possibile trovare veramente di tutto. Parlando di anime e manga, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, dai costumi e parrucche per fare cosplay, poi adesso che finalmente ritornano le fiere del fumetto, del cosplay, eccetera, è una manna dal cielo perché non si spende una fortuna e si trovano comunque tanti articoli, ci sono action figure, accessori, di tutto e di più. Adesso vi faccio vedere le cosine che ho selezionato, alcune sono proprio kawaii, tipo la mia maglietta col brick delle pesche. Io sono la regina delle pesche, non potevo non prendere questa maglietta. Sul sito è possibile poi selezionare la spedizione express che in 7-10 giorni vi consegna a casa, oppure scegliere la spedizione in un centro di ritiro, quindi semplicemente andrete lì poi a ritirare il vostro ordine. Qua sotto in descrizione trovate poi il link con tutta la lista degli oggetti che ho acquistato e un codice sconto che vi dà diritto al 20% su tutto il carrello, inserendo il codice CBISTHEWAY20. Mi raccomando, è valido soltanto 7 giorni da oggi, quindi sarà valido fino al 16 di ottobre compreso. Come vi dicevo, ho preso questa maglietta, molto comoda, semplice, ma con le pesche che sapete adoro, e sempre in fatto di abbigliamento ho recuperato, ancora la devo stirare, perdonate, questa felpa bianca con una tavola di Hanako-kun, uno dei manga del momento. Altro articolo super kawaii, questa tazza col doppio vetro in cui c'è la figura di un gatto, c'è anche con gli orsetti, sono veramente carinissime. Poi li vedo sempre in giro nei video tipo TikTok, super aesthetic, mi sembrava veramente adorabile. Ho preso poi queste mini figure di Totoro, sono veramente adorabili e come vi dicevo sono quelle piccole, sempre ispirato allo studio Ghibli, molto molto carino. Desideravo poi tantissimo uno di questi tra virgolette festoni a forma di carpa koi, secondo me il rosso poi è iconico. Sempre ispirato allo studio Ghibli ho poi questa decorazione simil Furin da appendere, ha poi un campanello. Vi ho tenuto la chicca per ultima. Sì, è proprio quello che pensate, è Levi dell'Attacco dei Giganti. È una sagoma in plastica o plexiglass illuminata con LED da sotto. Cambia anche colore.
è possibile anche selezionare questa modalità che cambia colore, diciamo, da solo in maniera intermittente o sfumata in questo modo. Tra l'altro, che ridere, quando ho scelto questo articolo mio marito fa: ecco un'altra cosa che andrà a prendere polvere in libreria, e invece è tipo l'articolo che gli è piaciuto di più. Ho fatto un ottimo acquisto secondo lui. Diciamo che fa una bella figura in libreria comunque. Vogliamo parlare poi di questo cuscino a zampa di gatto che andrà esattamente dove c'è Taki adesso. Voglio sostituire quel cuscino e metterci questo. È peluscioso, super morbido e anche bello grande comunque, bello confortevole. Direi che abbiamo fatto un bel po' di compere, tutte cose per la casa, ho anche preso dei nuovi cestini, magari settimana prossima in un video dedicato vi faccio vedere un po' degli acquisti, anche perché sono stati 2 giorni di shopping, uno diciamo personale e uno per la casa. Io sono stravolta, penso si possa anche vedere, sono piuttosto stanca, ho dormito poco, mi sono alzata molto molto presto, perché questa notte è tornato a dormire sopra la mia testa, sopra il cuscino, e praticamente lui inizia in un angolino e poi pian piano si espande, quindi ho dormito poco anche per questo. Però sono molto contenta perché non facevo shopping per me da tantissimo tantissimo tempo, e poi ho preso un po' di cosine per la casa che volevo da un po' e sono veramente troppo felice. So che avevo preso non troppo tempo fa dei cestini da Primark per il bagno, ma a lungo andare mi sono stancata dei colori, quindi utilizzerò quei cestini per l'organizzazione della dispensa e dello studio, visto che sono belli colorati, secondo me ci stanno molto bene anche con le cose kawaii, mentre i cestini che ho preso sono veramente molto classici, tutti uguali, secondo me stanno meglio in bagno. Poi con calma settimana prossima, come vi dicevo, magari ve li faccio vedere. Oltre a Squid Game, serie del momento che penso abbiano ormai visto tutti, nel caso io ve la consiglio come serie, mi è piaciuta molto, penso che sia una fortissima critica alla società, una serie che ti fa molto pensare, ricca di scene abbastanza crude e violente, quindi per i più sensibili potrebbe essere un po' too much, però secondo me vale la pena dargli un'occhiata in lingua originale con i sottotitoli. Non sono rimasta soddisfatta dall'ultimo episodio, secondo me ci sono tante questioni lasciate in sospeso, ma per il resto la serie mi è piaciuta molto, così come ho guardato anche L'Uomo delle Castagne. È sempre una serie che si trova su Netflix, ha soltanto, tra virgolette, 6 episodi, ed è una serie crime. Non so se sia tratto dal romanzo, cercando L'Uomo delle Castagne mi sono venuti fuori dei libri, quindi forse tratto da un romanzo, ma non ne sono sicura, devo essere sincera, magari condividono soltanto il titolo, ma in realtà non c'entrano l'uno con l'altro. Comunque è una serie crime, detective story, ambientato in Danimarca in questo periodo dell'anno, quindi le scene sono bellissime, autunno, tutto foglie arancioni, marroni, gialle, bellissimo. E in questo paesino danese iniziano a succedere degli eventi un po' strani che porteranno appunto alla ricerca di un serial killer chiamato L'Uomo delle Castagne, perché su ogni scena del crimine viene poi trovata una statuetta, una figure, un omino fatto di castagne essenzialmente. Quindi un tratto molto caratteristico. È una bella serie, secondo me vale la pena. A me piace molto il genere detective story, comunque sul genere crime. Quindi ne ho viste tante, questa non mi è dispiaciuta affatto, quindi consiglio. Ryan,
Japan.